Auguri. Auguri. Auguri il compleanno. No. Vabbè, dicevi che... Comunque, dicevi che... Per la festa promozione tu avevi già l'altra contro la Versa, però a fine partita hai risultato anche tu un po'. Beh sì, ho risultato perché oggi si è vinto una partita per noi importante e sapevamo che sarebbe stata dura perché insomma le nostre condizioni, al di là che abbiamo riattaccato la spina perché la squadra ha voglia di arrivare fino in fondo bene, però non, in questo momento non è che abbiamo molta birra. Non siamo in una condizione smagliante, infatti si fa un po' fatica, però la squadra è sempre presente, attenta, subisce poco e quindi va bene così. Abbiamo fatto bene 20 minuti nella seconda parte della partita e abbiamo trovato il gol lì e questo è bastato per vincere una partita che se non l'avessimo fatta con tanta attenzione, lasciando magari perdere chissà quale bellezza, ma puntando al sodo, magari la partita si sarebbe potuta complicare in altre maniere. Quindi sono contento dell'atteggiamento dopo della squadra, al di là che ha sofferto, nel senso ha sofferto perché non ha giocato benissimo nel primo tempo, ma nella seconda parte ha fatto bene. E questo basta perché non è che si possa pensare di fare 90 minuti bene sempre con delle squadre che hanno sempre comunque obiettivi importanti. Considerato che nel primo tempo non siete stati, diciamo, una squadra che magari era una cosa che si bene in campo, era una nostra studiata quella di attendere l'avversario, farlo giocare, o perché la squadra non riusciva con la forza della gara non è sempre quello che tu magari ti avevi di sicuro avevamo. Di sicuro avevamo pensato. Di sicuro avevamo pensato che se avessimo fatto una partita quando magari non ti senti di avere chissà quanta birra o comunque se tu la vuoi mettere subito sull'attacco, sul fatto di voler chiudere la pratica nei primi 20 minuti o comunque nel primo tempo, magari avremmo potuto correre rischi esagerati e poi magari prendere un gol avrebbe compromesso tutto perché magari poi la forza per reagire non ce n'è abbastanza. Quindi noi volevamo fare una partita attenta, volevamo che loro venissero a giocare perché pensavamo che loro dovessero comunque vincere la partita per sperare una salvezza, quindi volevamo fare una partita attenta, ma comunque non è che volevamo giocare male, volevamo giocare meglio di come abbiamo fatto, ma di sicuro volevamo coprire tutti gli spazi e fare una partita come se tra Cosenza e Gavarà non ci fosse differenza. E così abbiamo fatto, pur se nel primo tempo abbiamo fatto malino, e nella ripresa invece chiaramente c'era bisogno di fare qualcosina in più perché era il momento di farlo e l'abbiamo fatto. Abbiamo trovato il gol e quindi la partita è stata fatta giusta dal punto di vista strategico. Poi dal punto di vista tecnico la partita si può fare sempre meglio, ma questo è relativo anche alle partite che abbiamo fatto di recente o comunque nel recente passato, perché anche a Chieti insomma abbiamo sofferto un pochino, poi nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, insomma oramai è tutto il campionato, ma comunque nella seconda parte del campionato un pochino il cliché di queste squadre è questo, dove insomma si gioca a sprazzi e spesso dobbiamo aspettare le giocate importanti dei giocatori che abbiamo davanti per poter trovare poi la situazione pericolosa. Quindi questo è quello che quest'anno passa il convento e considerato tutto, volendo anche considerare quello che è stata la nostra partenza eccetera eccetera e la costruzione di questa squadra, credo che di essere molto, molto soddisfatto. Mister, nella ripresa c'è stato anche qualche accorgimento tattico, lo spostamento anche dei due terzini, è sembrata una squadra molto più quadrata passando le due ali e con l'inserimento poi anche di Calderino, che è sembrato finalmente nel suo ruolo. Può essere un'indicazione importante anche per le quattro partite finali o è stata una soluzione d'emergenza per trovare poi a vincere? Ma noi oggi quando abbiamo cambiato l'abbiamo fatto tenendo comunque Bigoni in squadra e quindi alla fine noi avevamo sempre gli stessi attaccanti.
perché abbiamo messo Bigone esterno, ma in fondo se vai a vedere la partita erano gli stessi giocatori, al di là che poi abbiamo cambiato una punta con una punta con un'altra punta e un centrocampista e un altro centrocampista. Ci siamo messi a due per un pochino di tempo della partita, perché volevamo fare questo tentativo. Però io, pur se è mia intenzione farlo, mi è sempre piaciuto utilizzare quest'altro modulo. Io credo che questa squadra, se non è in grandissima forma, quindi se non è una squadra che ha grande corsa, grande capacità di gestione della palla, giocare con due centrocampisti e magari quattro attaccanti, quindi se andiamo a vedere, perché poi noi sugli esterni o ci adegui qualche giocatore, diciamo tipo Bigoni, oppure devi far giocare Alessandro, Napolano, Partipilo, Calderini, e comunque devi sempre giocare con gente che ha attitudini prettamente offensive. Credo che questa squadra in questo momento può reggere questo assetto magari per un tempo, per mezz'ora, ma non per tutta la partita, quindi credo che questa soluzione la adotteremo a seconda delle esigenze, a seconda di come viene la partita. Forse per quanto un po' indietro la presenza è stata proprio quella di non prendere mai sotto campo le partite, neanche quando l'avversario sulla carta risultava essere interiore, è stato sempre ma anche esperienze precedenti. No, tante volte tu hai fatto la partita e hai fatto talmente male, o comunque hai fatto talmente fatica, tipo oggi, perché oggi abbiamo fatto tanta fatica al di là di 20 minuti, che a volte sembra che tu le prendi sotto campo, invece è questo che passa il convento, perché noi credo che paghiamo anche il fatto che quando hai costruito questa squadra quest'estate hai preso tanta gente che non era, che non ha avuto una gran preparazione, e poi abbiamo avuto tante difficoltà durante l'anno anche per gli allenamenti, per via del campo, e di conseguenza questo ed altro ha portato questa squadra a non arrivare nella parte, diciamo, determinante del campionato, cioè quindi alla fine, in una condizione smagliante, e quindi si deve fare di necessità virtù, cercando di fare meno danni possibili, visto che noi abbiamo una difesa abbastanza solida, visto che noi abbiamo degli attaccanti che possono segnare in ogni momento. Quindi quest'anno la situazione è questa e dobbiamo fare, come ho già detto, ci dobbiamo accontentare di questo, che è tanta cosa, perché noi non so se anche con un po' di fortuna di sicuro, però insomma siamo ancora primi in classifica dopo un campionato di vertice, e non era così auspicabile, visto che poi noi, come abbiamo sempre detto, non siamo il Real Madrid in questa categoria, siamo sicuramente una buona squadra, un'ottima squadra, ma non siamo l'ammazza campionato, quindi quello che si è ottenuto fino ad oggi è il frutto del sacrificio e della bravura dei ragazzi. Una parola su Moscero, la spendiamo? Beh sì, Moscero l'ho visto farsi il segno della croce 7-8 volte consecutive quando era interno allo spogliatoio, quindi capisco. Non ha giocato bene, c'è il progetto al semaforo, però c'è il quindi capisco, se mai ce ne fosse stato bisogno, quanto lui tiene a questa maglia, quanto lui tiene a questo campionato, quanto lui soffre, perché comunque è stato un campionato che al di là di come finirà, per lui è stato un campionato dove magari non ha avuto le soddisfazioni che lui si aspettava, e quindi non può che fargli piacere, fa piacere anche alla squadra, perché lui ha sofferto a stare anche fuori, e come spesso a me succede anche con altri giocatori, quando magari non giocano, quando poi magari sono dovuti andare in tribuna e magari poi si possono togliere la soddisfazione, io sono chiaramente contento. Tra l'altro Moscio è un giocatore che in questo finale di campionato può essere determinante, perché può riscattare, può darsi che si tolga il peso psicologico di questa situazione, e quindi speriamo che possa essere così, ma non perché ha segnato, perché era così fresco mentalmente oggi, speriamo che lo possa essere durante le prossime 5 settimane che avremo da qui alla fine. Perché poi queste cose lui se le porterà in partita 5, perché c'è la sosta, capito? Non sono leggendi, tu le fai 5 settimane, ma 4 partite sono 6 la sosta, è la sosta, devi contare con la settimana che c'è ora fino a 4 partite su 5 settimane per le rimanenti settimane. Se dovete giocare delle carriere, forse
potrebbe essere la volta di capire che mancherà qualche Mannini e scomunicato lui, ce lo fa vedere. Lo so, però in teoria se uno potesse dargli una mano, sentito la mancanza di Assange al primo tempo, non lo devo fare. Io no, io per niente non ho sentito. Una parola su Calderini, Calderini è fortunato. Calderini è entrato, ha dato una palla sbagliata, il difensore mi sa che l'ha lisciata, è andata a motion. È il solito fortunato Calderini. Yes. Ultima cosa, il presidente l'ha cercata negli spogliatoi e non l'ha trovata, poi dopo voi vi siete abbracciati. Mentre ci abbracciamo c'era un contratto. Avete raggiunto un buon risultato, insomma tutti quanti insieme, ha fatto piacere questa manifestazione. Sì, sì, ma io so che il presidente mi vuole bene, se no non mi faceva finire il campionato, visto quanto so rompicoglioni. Quindi che lui mi abbia abbracciato è stato me l'aspettavo, perché ci siamo abbracciati anche in altre circostanze, in altre partite. Grazie.